Illegittima la votazione del nuovo segretario del PD di Ragusa? Modica, banda del buco, tenta furto da G, scatta l'allarme. Vittoria sfonda il parabrezza e aggredisce un carabiniere. A Comiso, sabato il casting per Models for Italy. Bentrovati con l'informazione di Canale 74. A Ragusa e caos nel PD. Gianni Battaglia, eletto ieri nuovo segretario cittadino, ma viene dichiarata illegittima la sua votazione. Sentiamo perché in questo servizio. L'elezione del nuovo segretario cittadino Gianni Battaglia porta caos su caos nel PD ragusano. Secondo quanto riferito dal presidente dell'Assemblea provinciale Mario Dassa, la segreteria provinciale avrebbe ieri bloccato l'elezione con una nota ufficiale inviata via mail. Nonostante il diniego, il secondo circolo ragusano ha votato il segretario cittadino con un solo voto del primo circolo, con Elio Accardi. Assente all'Assemblea Rinascita Democratica, che non ha proprio preso in considerazione la votazione, ritenendola priva di senso. L'obiettivo è individuare un nome unico che sia unitario e rappresentativo delle tre correnti, spiega Mario Dassa, in qualità di presidente. A qualche ora dalla convocazione c'è stata una nota da parte della segreteria provinciale, congiuntamente alla segreteria regionale, che indicava di non convocare più l'assemblea dell'Unione Comunale perché nei giorni precedenti si era cercato di lavorare per una proposta unitaria che vedesse, l'abbiamo fatta noi questa proposta, cioè di coinvolgere tutti e tre i circoli, di lavorare su una figura diciamo unitaria. D'altro canto, come si fa a immaginare il segretario dell'Unione Comunale di tre circoli che rappresenta un solo circolo, senza i consiglieri comunali, senza deputazione regionale? Si sono riusciti lo stesso, ribellandosi, io aggiungo però in maniera irresponsabile, non solo e non tanto per la ufficialità della nota, ma tanto più perché essere segretario di una parte minoritaria del partito noi lo riteniamo un errore, una strategia perdente per il futuro del nostro partito. Ora si aspetta la mossa ufficiale del segretario provinciale e già un nome per il nuovo segretario cittadino ci sarebbe, ma che possa mettere d'accordo tutti sembra ad oggi ardua impresa. E ora la cronaca, la banda del buco tenta un furto da G distribuzione incontrata a Beneventano a Modica, ma scatta l'allarme. Avevano provato un colpo con la tecnica del buco, ma non avevano fatto i conti con l'antifurto perimetrale. È andata male ai malviventi che nella notte tra sabato e domenica hanno tentato il furto nel centro alimentare Cash & Carry a G distribuzione di Contrada Beneventano. Erano arrivati a Modica con un autocarro e forse anche con un'autovettura, perché quando hanno capito di essere stati scoperti hanno abbandonato il mezzo pesante, risultato poi rubato nel Vittoriese. I ladri avevano già cominciato a lavorare per aprirsi il varco di accesso dal muro. Avevano scelto la parete retrostante al magazzino, che si affaccia sulla campagna e non è visibile dall'arteria principale. Hanno però fatto scattare l'allarme. Sul posto è quindi arrivata subito la pattuglia di un istituto di vigilanza e anche il titolare, Giorgio Alescio, nel frattempo informato dalla centrale operativa dell'agenzia di sicurezza privata. Dai controlli effettuati è stato accertato che dal centro commerciale non era stato rubato nulla. Dalle registrazioni della videosorveglianza sono visibili almeno tre persone col volto nascosto da sciarpe e cappellini. Fisicamente sembrerebbero diversi da quelli che poche settimane fa hanno agito, ma con successo, con lo stesso sistema il bar del distributore di carburanti di Contrada Gisirella. Della vicenda adesso si stanno occupando i carabinieri. Arandello finge di annegare e aggredisce i carabinieri che erano intervenuti per soccorrerlo. È finito in manette con le accuse di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni aggravate. Florin Toma, rumeno, 37 anni, già con alcune vicende penali alle spalle. I carabinieri di Santa Croce erano intervenuti in Contrada Arandello in seguito alle numerose segnalazioni pervenute da vari bagnanti. Riguarda un soggetto che, mentre si trovava a fare il bagno in mare, aveva chiesto aiuto lamentando difficoltà nella balneazione. I carabinieri sono così intervenuti nel minor tempo possibile, pensando di trovarsi di fronte a una persona in pericolo di annegamento.
cambiamento. Una volta giunti sul posto, però, si sono trovati di fronte a un uomo robusto, perfettamente al sicuro in un punto in cui poteva toccare, probabilmente sotto gli effetti dell'alcol, che al loro arrivo ha iniziato a deriderli. I carabinieri, non escludendo che l'uomo potesse essere stato di shock ed avere effettivamente bisogno di soccorso, si sono a quel punto avvicinati allo scopo di sincerarsi delle sue condizioni. In quel momento l'uomo però ha avuto uno scatto di ira e ha iniziato a insultarli, aggredendoli poi fisicamente. Questi hanno immediatamente immobilizzato e arrestato l'aggressore, che si trova ora agli arresti domiciliari. E a Vittoria, arrestati 12 extracomunitari per sequestro di persone e tentata rapina in concorso. Pretendevano il pocket money nonostante fossero stati destinati a strutture SPR della provincia di Agrigento. 12 richiedenti asilo nel pomeriggio di ieri hanno fatto irruzione nella casa di accoglienza di Vittoria, che li aveva ospitati fino a quel momento ma da cui erano stati trasferiti. Pretendevano i 17,50 euro settimanali che spettano loro secondo quanto stabilito dalla convenzione della prefettura. Mentre il responsabile della struttura, un uomo di 46 anni, ed il suo collaboratore 35enne, entrambi vittoriesi, si trovavano all'interno degli uffici amministrativi del centro, i 12 migranti sono perciò entrati chiudendo la porta e dicendo che non li avrebbero liberati se non avessero ricevuto i pocket money. Uno di loro ha anche sottratto la chiave dello scooter e un altro ha tentato di impadronirsi di quello della cassaforte. Gli operatori sono però riusciti ad allertare la polizia, che è intervenuta liberandoli. Successivamente è stato accertato che la struttura ospita 45 extracomunitari di diversa nazionalità, ma tutti richiedenti asilo politico, e che nei primi giorni di luglio il servizio centrale del sistema per richiedenti asilo e rifugiati aveva disposto il trasferimento di 34 di loro presso diverse strutture SPRAR della provincia di Agrigento. In quell'occasione tutti i giovani designati al trasferimento si erano rifiutati di partire, creando agitazione all'interno della struttura. In queste settimane qualcuno degli ospiti si è convinto ed ha consentito al trasferimento, ma molti altri sono rimasti e hanno continuato a usufruire dei servizi che comunque la struttura ha continuato a erogare, benché non ne avessero più diritto. Fino a quando sabato 11 luglio non è stato corrisposto il pocket money a quelli che erano stati formalmente trasferiti ad Agrigento. Tutti e 12 gli extracomunitari sono stati adesso arrestati per i reati di sequestro di persone e tentata rapina in concorso e si trovano ora agli arresti domiciliari. E sempre a Vittoria, sfonda il parabrezza dell'auto di un vicino di casa e si scaglia contro i carabinieri. È stato arrestato. Serata movimentata, quella appena trascorsa, che ha visto impegnati i carabinieri dell'aliquota radiomobile di Vittoria in un episodio di violenza e resistenza pubblico ufficiale e di danneggiamento che si è concluso con l'arresto di una persona. I militari sono stati chiamati su segnalazione al 112 per dirimere alcuni dissidi tra vicini di casa in via Alessandria, dove un giovane rumeno aveva appena sfondato il parabrezza di una Fiat Multipla, insultando anche alcuni passanti. Alla vista dei carabinieri, giunti immediatamente sul posto per verificare quanto fosse accaduto, li ha minacciati di morte e si è scaraventato contro uno di loro, colpendolo all'addome. Immediatamente fermato, nonostante il continuo dimenarsi, il giovane 21enne pregiudicato è stato arrestato e portato alla caserma di via Garibaldi, dove al termine delle formalità di rito è stato trasferito presso la casa circondariale di Ragusa. Dovrà rispondere dei reati di violenza e resistenza aggravata pubblico ufficiale, nonché di danneggiamento. Il carabiniere colpito ha riportato contusioni alla parete addominale e a quella lombo sacrale, giudicate guarite in 4 giorni. E a Ispica, Luigi Iozia, classe 80, già noto alle forze di polizia, è stato sorpreso con la somma contante di quasi 280 euro in banconote di piccolo taglio, presumibilmente proventi dell'attività di spaccio, oltre che con 3 involucri contenenti circa 4 grammi di marijuana e circa 15 grammi di sostanze stupefacenti del tipo di hashish. Arrestato dai militari dei carabinieri del nucleo radiomobile della compagnia di Modica, l'uomo si trova ora agli arresti domiciliari. Ci fermiamo, c'è la pubblicità. A tra poco. L'agenzia Onoranze Funebri Assenza è un'azienda familiare che da 26 anni mette al tuo servizio tradizione, innovazione, onestà e trasparenza. Un servizio sempre puntuale e impeccabile alla portata di tutti, mettendo a disposizione la propria professionalità con discrezione e affidabilità per l'estremo saluto al vostro caro. Assenza, onoranze funebri dal 1989 a Modica, in corso Sandro Pertini 60.
Autotrax è una realtà dinamica e all'avanguardia. Servizi professionali e di alta qualità. Autotrax è vendita di auto nuove ed usate garantite. Officina meccanica e carrozzeria dotata delle più moderne attrezzature, garantendo la massima sicurezza ai propri clienti. Autotrax è officina e carrozzeria della rete Apposta. I migliori ricordi della tua vita. I momenti più belli. Circostanze piacevoli. Sud, a Marina di Monica. Spiaggia attrezzata con piacevoli pranzi e cene sul mare per tutta la famiglia. E alla sera è lounge bar, ristorante, pizzeria e musica live. Lido Sud, spiaggia Marina di Monica. Aperto tutto il giorno, tutti i giorni. A mare a mangiare. Royalty petrolio si distribuiscano a tutto il territorio ibleo e la proposta di Salvatore Rando del Comitato Via Loreto. Milioni di euro di royalties arrivano ogni anno nelle casse comunali dell'ex capoluogo per il petrolio estratto nel territorio ibleo. A fronte dei rischi ambientali e di inquinamento delle coste che interessano tutta la provincia, però, il risarcimento e le risorse arrivano esclusivamente alla città di Ragusa. È la denuncia di Salvatore Rando del Comitato Via Loreto, che sottolinea come sia scandaloso che le risorse derivanti dal petrolio non siano redistribuite in tutto il territorio. Considerato che il territorio ibleo sarà ulteriormente invaso dalle trivelle per volontà del governo Renzi, spiega Rando, sarebbe opportuno che i quasi 60 milioni in arrivo fossero utilizzati per alleggerire le difficoltà che i comuni affrontano quotidianamente per le mancate risorse. Voglio dire io è che i sindaci di questo territorio, a fronte delle scarse risorse che ci sono oggi presenti da parte della regione e dello Stato, che sempre meno dà risorse, dovrebbero fare la voce grossa nei confronti di Palermo per capire un po' se si possono meglio distribuire le risorse che provengono dalle royalties. Perché chi lo dice, per esempio, se c'è una trivella a Ragusa e siamo distanti pochi chilometri da un altro territorio, che non proviene dall'altro territorio il pescaggio, quindi non capisco perché bisogna fare, perché c'è solo la trivella e ci sono i rischi per tutti i comuni. Donati 10 televisori e diversi quadri per l'hospice di Modica. L'ASP ringrazierà per la donazione con una cerimonia in reparto giovedì a partire dalle 17.30. 10 televisori e diversi quadri saranno donati all'hospice di Modica e l'ASP ringrazierà i benefattori con una vera e propria cerimonia a cui parteciperanno animatori, artisti oltre che gli stessi volontari. Un momento di condivisione finalizzata alla promozione del benessere globale dell'ammalato e dei suoi familiari che animerà il reparto a partire dalle 17.30 di giovedì. Nell'ambito della stessa iniziativa verranno inoltre consegnati gli attestati di partecipazione al secondo gruppo di volontari LILT che hanno conseguito il corso teorico e pratico di volontariato nelle cure palliative. A donare 10 televisori per le stanze della degenza il signor Blanco, mentre i quadri sono stati messi a disposizione da un gruppo di pittori locali, tra cui figurano anche tanti giovanissimi che hanno realizzato le opere appositamente per la struttura, dimostrando che la generosità e la sensibilità non hanno età. Il direttore generale dell'ASP, Maurizio Ricò, ha espresso la sua gratitudine per le donazioni che contribuiranno a rendere meno gravosa la permanenza dei pazienti nella struttura, pazienti che vivono quotidianamente la sofferenza e il dramma della malattia. A Comiso sabato il casting per Models for Italy, un casting aperto a tutti tra i 18 e i 35 anni per diventare i nuovi volti della televisione.
Si svolgerà sabato 18 luglio il casting per la selezione regionale del concorso Models for Italy, che si terrà il 2 agosto a Comiso in piazza Fonte Diana. La selezione regionale sarà il trampolino di lancio per la finale nazionale del concorso, che nelle passate edizioni ha sancito il successo di nuovi volti per il cinema e la televisione. Le selezioni regionali della Sicilia e di Malta sono curate da Manuel Guastella, modello e art director dell'importante evento, che sarà interamente ripreso da Canale 74 dalle 21 in piazza Fonte Diana a Comiso il 2 agosto. Un concorso di bellezza, un momento di moda, uno spettacolo con DJ, vocalist e esposizioni d'auto d'epoca. Intanto sabato 18 luglio si terrà il casting aperto a uomini e donne dai 18 ai 35 anni a partire dalle 15 alla palestra Gold Gym di via Bufalino a Comiso. Il casting è ovviamente il primo passo per poter accedere alle selezioni regionali del 2 agosto e poi al concorso nazionale Models for Italy, che decreterà i nuovi volti. Bene, con questo è tutto. Io vi ringrazio per l'attenzione e arrivederci.